1 giugno 1998. Nasce la Banca Centrale Europea. Istituita con il Trattato di Maastricht del 1992, ha sede a Francoforte. Dal 1 gennaio 1999, gli Stati dell'Unione Europea aderenti all'area euro le hanno trasferito la sovranità monetaria. Insieme alle 19 banche centrali nazionali, entrate dalla terza fase, costituisce l'eurosistema, il cui scopo primario è condurre una politica monetaria con gli obiettivi del mantenimento della stabilità dei prezzi, di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario e promuoverne l'integrazione continentale. Nell'area euro, alla BCE sono riservati il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote, la gestione delle riserve valutarie dei singoli paesi, la politica del cambio con paesi terzi e la promozione del buon funzionamento del sistema dei pagamenti. La BCE, tramite personalità giuridica distinta da quella dell'Unione Europea, ha piena indipendenza sia dai governi dei Paesi membri sia dagli organi comunitari. Viene diretta e gestita da un comitato esecutivo, presidente, vicepresidente, 4 componenti, che dà attuazione alle decisioni di politica monetaria e agli indirizzi del Consiglio direttivo e impartisce le istruzioni alle banche centrali nazionali.